Solo un complicato calcolo matematico tiene ancora lo spumante in frigorifero, ma il termo può dirsi praticamente salvo. L'eventuale arrivo a 42 punti con più squadre è l'unica prospettiva da evitare, ma per il resto il pari col Pontedera certifica un percorso giunto a compimento. Non è una vittoria, ma vale almeno quanto quella, l'1-1 del Bonolis firmato da una doppia B, Benedetti Bernardotto. Avvio di buona lena, ma il Teramo è propositivo davanti quanto svagato dietro. Ecco spiegato perché sulla conclusione di Barba, il sesto con respinta di Perucchini la retroguardia pigra, non si avvede di un Benedetti lanciato a cannone che trafigge il diavolo. Vantaggio lampo per un Pontedera ordinato anche quando è costretto a difendersi. Al sedicesimo probabile fallo sul rosso, libera in area di rigore Bernardotto che innesca una potenziale autorete di Milani. Pericolo scampato dagli ospiti, Magnaghi si fa vedere poco o nulla mentre il Teramo preme, ma con pochi sbocchi. L'azione verticale del 38esimo libera la corsa di Azio Osmanovic, che ha intenzioni da Eurogol non supportate dalla conclusione di destro. Pontedera che perde a fine primo tempo l'autore del gol e col diavolo che ne approfitta, il solito rosso a sinistra fa pentole e coperchi e regala a Bernardotto una palla da spingere in rete, la numero 7 della sua stagione, record personale per l'attaccante romano in Lega Pro. Non è che l'intervallo, specie nell'attenzione difensiva, dia una svolta al Teramo che si ritrova l'ex Magnaghi al 55esimo in condizione di riportare i suoi in vantaggio, ma il mancino è fiacco e centrale e permette a Perucchini di abbrancare. Sarà, benché in apertura di ripresa, l'unico sussulto di un secondo tempo giocato comunque con volontà ma altrettanta poca precisione da un Teramo che reclama nel finale per un possibile fallo in area di rigore sul Lombardo, oramai a pochi centimetri dall'approdo conclusivo.